Mirage, un'estrema voglia di aragosta e finalmente riesco a mangiarla come si deve. Sono arrivate stamattina, sono sicuramente buonissime, freschissime, vivissime, spero che sia ancora viva, che ce ne siano ancora, vediamo un pochettino. Come vedete ce ne sono, insomma, ce ne sono, vi ho fatto mettere, ci sono anche bei elastici blu. Però io oggi sono molto puntato per l'aragosta e quindi punterò molto su quella. Non so se è già messa da parte, probabilmente. O se dovranno attingere la vasca, vediamo un pochettino. Voilà, signori. Oh, ma belle, devo dire che sono vispe. No, sono arrivate stamattina, giusto? Sì, arrivate stamattina. Proprio belle. Allora, valutiamo un po' il da farsi. Cosa mi consigli? Quanto è quello? Siamo solo 8,50, 6,90. Allora, Minzega, è tosta. Direi che 6,90 vabbè. Ah? Entrambe femminucce. Entrambe femminucce. Vabbè, facciamo quella grande, dai. Ci sta. Quant'è? Allora, lo vediamo adesso. Per accompagnare, proviamo questo Zinnigas della cantina Orro. È una vernaccia in purezza, vale il tirso ovviamente, siamo sempre dalle parti di Oristano, insomma, questo esattamente, adesso non vedo di dove è, comunque via Giuseppe Verdi, Tramazza, che siamo sempre lì, in zona di Oristano, sembra molto buono, più secco rispetto alla Terresinska, la mia vernaccia, anche se non in purezza di riferimento, comunque accompagna bene, poi... Abbiamo anche un po' di pane fatto a Gutiao, pane Carasau fatto a Gutiao, adesso tocca solo aspettare, brindare, attendere il momento migliore della mattinata e quindi mo, adesso bisogna aspettare davvero. Beh, mo, aspettiamo, aspettiamo. Non è che è arrivata finalmente, comincio in effetti ad arrivare un po' di appetito. Ce l'abbiamo fatta, è servita dignamente, un bello spettacolo alla vista, sicuramente anche a palato. Che presentazione, questo è un passatempo, ci vogliono le ore probabilmente per mangiarla, c'è tanta, tanta sostanza, anche la testa, come sapete, lo scrigno del sapore, quindi tutto va gustato coi suoi tempi, piano piano, partendo prima dalla coda e poi pian piano puntando a salire il livello fino alla testa. Spettacolare, davvero, è un piacere. Adesso ci concentriamo un po' su questa polpa ben condita, la sarda, con i pomodorini anche, che ovviamente olio, evo, limone e basta, praticamente le uova sue che vengono gestite per creare la cremina di contorno e poi, signori, piano piano, con molta calma, si affronta questa scalata. Ogni tanto ci vuole anche una mangiata seria. In Sardegna una mangiata seria è con la regina dei mari e quindi un bel vedere, bella vista. C'è molto da fare, c'è da sporcarsi le mani, da tagliarsi. Però anche il sangue dona gusto a questa prelibatezza. Non si molla nulla, le chele sono un altro tempio del sapore. Si comincia. Buon appetito, signori. Spettacolare, spettacolare. Qui da Mirage, vi saluto e buon appetito. Confermo che tutto procede molto bene. Che cosa adesso facciamo? Sistemare la testa perché è bella così la testa, però, signori, la parte più buona dell'aragosta è proprio la testa. Guardate che crema che ha dentro. Adesso bisogna chiedere cortesemente che la aprano salvaguardando assolutamente la crema interna perché tutto quello che si perde rimane perso. La parte più buona è sempre soltanto nella testa. Ecco, lo vedete che spettacolo è? Tutte le uova, i sughetti. La testa è fenomenale. Piano piano, con calma, senza fretta, si va avanti. Voilà. Invece da mangiare molto, molto, molto ancora.